esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, jumping jack con tocco alle caviglie. Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Stop! Prossimo esercizio, squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Prossimo esercizio, sumo squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Stop! Prossimo esercizio, affondi frontali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Stop! Prossimo esercizio, burpees. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti.
Stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, piegamenti sulle braccia. Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non piegare la schiena o sollevare troppo il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. Per riuscirci, mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Stop. Prossimo esercizio. Bird Dog. Tre, due, uno, via. Non inarcare la schiena, tienila sempre in linea con spalle e glutei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino quando sollevi la gamba o diminuirà l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, plank bassa. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, puoi poggiare le ginocchia al pavimento. Fai attenzione a non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch completo. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante.
Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Stop.